Primo gol Calderini con la Samba in campionato, magari serve per sbloccarla, magari da adesso in poi segnerà anche su azione. Sì, dai, speriamo, però cioè, come cioè, vedete pure voi, sono un giocatore che gioca abbastanza lontano dalla porta e non è facile fare gol, insomma, soprattutto per come giochiamo noi, sono più portato a saltare l'uomo, mettere la palla che stare dentro l'area e aspettare insomma, il cross o la palla, però sono contento per questo gol, soprattutto perché è arrivato grazie ai compagni e tutto quanto e ci ha dato tre punti fondamentali. Senti, un direttore sportivo di lunga militanza, Rosati, non so se lo conosce, ha detto che l'attacco della Samp, quello titolare, cioè Stango, Calderini e Rossotto, è il più forte del campionato. Ma io penso che l'attacco lo fa tutta la squadra, anche perché supportare tre giocatori avanti come me, Andrea e Stanco, devi essere forte dietro, come lo siamo. Però ci sono anche altri giocatori come Alessio, come lo stesso De Paoli, come Ileri, che può giocare seconda punta come oggi, che sono tutti forti e infatti non stanno facendo rimpiangere insomma, Ciccio che è infortunato o Andrea che è stato infortunato. Sono cambiate un po' le prospettive rispetto a qualche settimana fa, adesso siamo decimi in classifica, diciamo con i playoff a un metro, perché siamo in undicesimi solo per differenza reti in pratica. Sì, cioè, il nostro obiettivo è quello, come all'inizio, dopo siamo partiti male per tante situazioni, da quando è arrivato il mister e il direttore, insomma diciamo che la rotta si è invertita e ora siamo là, siamo i decimi con una partita in meno da recuperare, quindi guardiamo avanti. Quindi i playoff, l'anno scorso hai fatto i playoff se non sbaglio? Sì. Con chi? Siamo arrivati in quarti di finale, siamo usciti con Sud Tirol. Hai seguito i playoff della San Benettese l'anno scorso, che ha sfiorato? Sì, ho seguiti perché se noi vincevamo e la Samba vinceva si giocava contro, però siamo usciti tutte e due e è stato un peccato insomma, anche perché anche la Samba meritava, insomma aveva pure il doppio vantaggio, però le partite sono così, poi ho trovato un Cosenza insomma baciato dal Signore e è successo quello che è successo.